Ciao a tutti, benvenuti o bentornati in un mio nuovo video. Allora, oggi stavo facendo le mie unghiette, queste le ho fatte ieri e ho utilizzato un colore di Born Pretty e nello specifico il Moonlight Cut Magnetic Gel MC04, questo qui, che è bellissimo, ve lo faccio vedere. Sono partita proprio così, senza nemmeno dirvi benvenute nel mio video, eccetera, eccetera. Questo è il colore, non lo so se riuscite a vedere bene perché ho dovuto mettere una luce altrimenti. E niente, quindi stavo facendo le mie manine. Di solito il pollice me lo faccio prima, perché in realtà il pollice me lo sono appunto ricostruito con le gel tip. Io ho un problema con i pollici, le dual sono troppo piccole per i miei pollici, invece ho le gel tip di Passione Unghie che hanno un bel pollice, quindi le ricostruisco con queste. E ho pensato di fare questo tipo di effetto, un po' così, una linea un po' mezza luna, eccetera, eccetera, e sono veramente bellissime. Quindi, allora, e ho pensato di farlo insieme a voi. Ho fatto già un video dove mi ricostruivo le mie unghie con le dual form, però, non utilizzavo un gel. Ecco qui, è caduta la lampada, questa qui. Utilizzavo un gel. Invece adesso, oggi voglio utilizzare un acrygel. Non ci perdiamo in chiacchiere, così il video non dura tantissimo. E quindi cominciamo a prendere le misure delle dual. Io più o meno già lo so, qui dovrei avere una 5 e invece no, è una 6. Ok, va bene. Allora, le dual si misurano non proprio come le gel tip che devono essere super mega precise. Consideriamo che poi ci andrà il gel e quindi cerchiamo di non prenderle troppo precise, ma comunque devono coprire tutti e due i laterali. Le metto un attimino qui da parte. Devono coprire tutti e due i laterali. E non essere né troppo piccoli né troppo grandi. Vediamo una 4. Sì, la 4 qui va benissimo. Dopodiché qui proviamo una 5 perché io mi ricordavo che avevo una 5. Ok, qui una 5 e qui una 8 o una 9. Perché 8, no, dai, non è piccola, va bene 8. Proviamo. Aspetta, no, questa è una 9. Proviamo la 8, ma la 8 sarà grandissima. Allora, ma anche no però, no, facciamo una 8. Ok, allora, mettiamoci belle pronte qui e cominciamo subito. Allora, la prima cosa che bisogna fare è preparare le nostre unghiette, cosa che io ho già fatto. Però vado a un attimino rispingermi dietro tutte le cuticole e ci ripassiamo un attimino una punta fresa. Spostiamo un attimino questo, ecco. Velocemente perché appunto mi sono già fatta una dry manicure. Non la faccio molto aggressiva come ho sempre detto perché ho le cuticole molto sensibili e poi alla fine del lavoro vado magari a risistemarmele. Allora, quindi niente, con questa punta a pallina mi vado un attimino a, ecco, vedete come poi si rialzano bene le cuticole prima di cominciare il lavoro. Io faccio sempre questo e poi alla fine proprio di tutto il lavoro vado a finire di togliere qualche cuticola in eccesso. Ecco qui, vedete? Dopodiché bisogna opacizzare tutta la lamina. Io ho già opacizzato con la mia lima e quindi non andiamo avanti. E con una spazzolina, e quindi noi andiamo avanti direttamente con una spazzolina che però non vedo. Spazzolina, dove sei? Eccola qui. Con una spazzolina, intanto qui ci puliamo così
con una spazzolina imbevuta di cleaner ci andiamo a pulire tutte le nostre unghiette. Ok, facciamo evaporare e cominciamo con la nostra preparazione. Io vado con il primer e poi extremo base. Ok, cominciamo con il primer, lasciamo evaporare un pochettino. Allora, mentre abbiamo questi tempi morti, niente, andate a vedere gli altri miei video, seguitemi, commentate se volete, facciamoci un po' di compagnia. Allora, primer. Allora, e poi andiamo prima a mettere la nostra base e poi chiacchieriamo un pochettino. Allora, io queste sono cose che già ho fatto magari in qualche altro video. Io utilizzo Extrema Base come base, diciamo, per l'acrygel, ma in realtà per tutte le. Intanto mi muovo fuori camera la mano così si asciuga. In realtà anche per i gel la uso per tutto Extrema Base. Addirittura quando faccio i semi rinforzati con il Gel Nuce, anche utilizzo Extrema Base. Utilizzo sempre Extrema Base. Allora, mettiamo un goccettino di base, ma proprio un pochino su tutte le nostre unghiette. Speriamo di rimanere in camera e poi la andiamo a massaggiare bene bene. Casomai la faccio rimanere qui. Ok, la andiamo a massaggiare. Io utilizzo questo pennellino di passione unghie base. Allora, diciamo che io utilizzo un po' di cosine di passione unghie, mi ci trovo bene e io sono sempre restia a cambiare brand. perché quando mi trovo bene con una cosa ho paura poi di cambiare. Fatemi sapere voi che brand utilizzate e se vi trovate bene veramente, perché ecco, poi su TikTok guardiamo tutte queste questi nuovi brand che sono usciti, però l'ho detto forse anche in un altro video, però magari collaborano con loro, quindi veramente io a volte dico sono veramente buoni, non lo so, non sono magari una persona che non si fida proprio subito e quindi ho paura perché poi succede che poi magari parlano male di quel brand dopo un po' e lasciano aperta la collaborazione. E quindi ecco, io poi ho paura che magari al momento ne parlano bene perché stanno collaborando, ma poi non è così. Allora, mentre ho la mano in lampada e passano i 60 secondi, mi metto a posto la base così non sono super mega disordinata. Voglio fare la mia solita premessa che faccio sempre, assolutamente, che io non sono un'insegnante, una master, eccetera, eccetera. Non voglio insegnare niente a nessuno, faccio solamente le unghiette insieme a voi per compagnia e quindi lo faccio tanto per, posso dare giusto qualche consiglio base, ma non mi sento di essere una che può, magari devo tanto imparare anche io, sono una semplicissima onicotecnica. Ok, allora siamo pronte. La nostra base ha polimerizzato e siamo pronte ad iniziare. Allora, speriamo di non fare pastrocchi adesso che devo cercare di rimanere anche in camera. Posizioniamoci la nostra torcetta, eccola qui. Io utilizzo questa qui di passione unghie, me la metto su un altro supporto e poi vado sotto così. Allora, niente, posizioniamoci tutto, la nostra. Ecco, magari la metto qui così. La nostra soluzione per acrygel, il nostro pennellino, io uso questo qui duo di passioni unghie. Mi piace moltissimo questa linguetta per le dual. Allora, e cominciamo. Allora, io a parte che adesso diciamo, allora, un'altra cosa, lascio sempre le unghiette non troppo. Allora, intanto come acrygel, aspettate, perché vi dico questo, sto utilizzando il Cover Natural, guardate che meraviglia, è bellissimo. Io lo posiziono sulle dual, lo posiziono sulle dual, mi piace di fare così, mi ci trovo meglio, poi ognuno deve trovare il suo metodo.
Forse ne ho messo pochino perché ho allungato un bel po' queste unghiette. E quindi ne mettiamo giusto un altro po', anche se poi questa colorazione non si vedrà perché andiamo a coprire con il colore, quindi. Però vabbè, voglio utilizzare anche questa colorazione, a parte che a me piace utilizzare come costruttori i costruttori colorati. Ecco, andiamo un bel po' sui laterali, anche se poi quando andremo a schiacciare, vediamo se poi magari dobbiamo riaggiungere un po'. Allora, perché come vedete io parto da lontano, poi vado a spingere e schiaccio e diciamo che cominciamo a... Oddio, non ho acceso, cominciamo a polimerizzare. More, accenditi, cara. Ecco qui. Mi avvicino alla lampada, faccio polimerizzare il girocuticole qualche secondo. Allora, questa lampada non è proprio potentissima, quindi a differenza di come vedete su TikTok che fanno stare un secondo e poi lasciano, questo deve stare un po'. Dopo giro la mano e mi vado a lavorare l'acrigel fino alla lunghezza che voglio io, perché appunto non si è polimerizzato. Ecco qui, penso che ci siamo con la lunghezza, quando quindi vado dentro e vi dicevo che io, come avete visto, lascio sempre un po', quando ricostruisco con Dual, lascio sempre un po' la lunghezza dell'unghia naturale, il margine libero lo lascio sempre un pochettino. Questo perché io, nello specifico, ho l'iponicchio molto in alcune unghie sporgente, e quindi poi per rifinire il sotto mi dà molto fastidio. Quindi, lasciando un pochettino di margine libero, riesco poi bene sotto a rifinire l'unghia. Perché una cosa che a me piace tantissimo è avere, come vedete anche qui, l'unghia super definita. Finita sotto, sotto appunto, e che non si vedano scalini assolutamente. Lo odio quando si vedono gli scalini, quindi devo assolutamente fare in questo modo. Ok, fatto questo, io praticamente qui ho allungato, adesso ce la faremo e poi vedremo se andremo a fare un altro passaggio per appunto andar ben a definire gli angoletti oppure no. Vediamo un pochettino e niente, quindi andiamo avanti. Oddio, mi è volata, aspettate. Andiamo avanti e facciamo l'altra unghietta. Poi vi dicevo, ho utilizzato questo perché sull'altra mano, qui ce ne mettiamo direttamente un po' di più, sull'altra mano ho utilizzato il 4. Ho utilizzato un builder gel di Crystal Nails, ragazzi, fantastica la colorazione, però era un campioncino che mi avevano dato quando ho fatto un corso. Era un campioncino, quindi adesso non ve lo saprei far vedere, perché alla fine l'ho anche buttato. Qui c'è un peletto, vediamo se lo riusciamo a togliere, ma tanto no, non lo riusciamo a togliere. Dicevo tanto, comunque sia, poi andiamo a mettere sopra il colore. Ecco, io non metto una quantità enorme perché tanto poi l'andiamo a schiacciare e aspettate, se no così non si vede, andiamo a schiacciare da giù e quindi l'eccesso poi sarebbe troppo. Ecco qui, il peletto c'è ancora. Polimerizziamo il girocuticolo e poi ce l'andiamo a definire sotto. E dicevo, avevo utilizzato questo builder gel di Crystal Nails, fantastico, stupendo. E adesso vi faccio vedere, vi dico come si chiama, e aveva, diciamo, non questa colorazione, ma una colorazione simile. Quindi per questo ho detto come base, magari utilizziamo lo stesso più o meno colore. Anche se poi, perché diciamo che questo colorino di Borpritti che ho utilizzato è un po' trasparentino. Allora, vediamo se riesco a ritrovare il nome, perché mi sono conservata l'etichettina.
Vorrei acquistarlo, non so se lo riacquisterò perché ragazzi i gel di Crystal Nails sono praticamente costosissimi. E si, era della linea Sense e si chiamava Builder Gel Cover Nude della linea Sense. Bellissimo ragazzi, bellissimo, bellissimo, però ecco costano anche tantissimo e quindi non lo so se mai lo acquisterò. Intanto mi sono conservato il bollino. Ok, anche questo è fatto. Vai, togliti e niente, e andiamo avanti con il medio. Non lo so, ragazze, se mi farò un secondo passaggio comunque, vedremo. Come vedete, quando poi andate a, ecco qui, si toglie tutta questa sbordatura che fa se andate bene vicino al giro cuticole. Ok. E questo l'ho potuto fare semplicemente perché ho, diciamo, ben aperto il girocuticole. Anche se nemmeno un granché, perché come vi dico io, sempre non agisco molto sul girocuticole. Andiamo a fare l'anulare. E comunque sia, anche quando io faccio la copertura su un'unghia naturale e quindi non faccio una ricostruzione, e quando faccio, ecco appunto, semplicemente una copertura o un refill senza che devo allungare con le dual, a me piace tantissimo utilizzare questo metodo di utilizzare direttamente la dual, di mettere il prodotto nella dual e non il contrario. E vedevo, mannaggia, per non dire un'altra cosa, e vedevo ieri una live dove c'era una master, lei, che faceva la stessa cosa e diceva che ma lei piaceva tanto il metodo. Mi sono sporcata l'unghia, aspettate, nel raccogliere la dual. E a lei piaceva tantissimo utilizzare questo metodo. Anche a lei perché lei diceva non le piace fare il lavoro, diciamo, sporco nel sporcare molto l'unghia quando appunto andiamo a mettere direttamente il prodotto sull'unghia. In realtà non la penso io così, cioè nel senso sì, anche io lo faccio per questo motivo, però semplicemente perché mi trovo meglio così. Io seguo tantissimo e sicuramente anche voi, seguo tantissimo 100 colpi di lima e 100 colpi di lima non sporca assolutamente il girocuticole come magari lo sporco io, quindi è una questione di saperlo dosare, utilizzare bene, eccetera, eccetera. E quindi niente, come vedete, io in realtà su me stessa utilizzo quasi sempre le gel tip che adesso stanno riandando di moda su TikTok, ma io le ho utilizzate da 2 anni a questa parte perché erano uscite su Passioni Unghie e quindi io ho detto le voglio provare. E su di me, in realtà le utilizzo solo su di me le gel tip, e su di me a me piacciono tantissimo. Su di me appunto utilizzo tantissimo anche le dual form. In un video mi avete chiesto a me non si stacca la dual, non si stacca ragazza molto probabilmente perché come è successo qui a me non si sta staccando, non ho polimerizzato bene, quindi ancora andiamo a polimerizzare un altro po' e poi continuiamo. Allora io di solito con le dual e Agrigel faccio un solo passaggio, come lo farò nell'indice ho messo poco prodotto quindi me ne andrò a rimettere un altro po', però ecco qui, vedete come si stacca adesso, prima non si staccava sull'indice, andrò a rifare un altro piccolo passaggio, ma piccolo piccolo. Andiamo a fare il mignoletto, avevo messo proprio poco prodotto e niente, mettiamo un po' di meno perché è piccolino piccolino. E in particolare il mignolo e l'indice hanno, in questi due ho un neponicchio molto molto sporgente, quindi lasciare un po' di margine libero per me è
Importantissimo, molto probabilmente anche qui. Come vedete, non vado a stenderlo fino alla lunghezza che voglio, perché poi si andrà a stendere da solo. Andrà a spostarsi da solo. Vedete che movimento faccio? Ok, qui ho fatto un po' di pastrocchio, me lo vado a pulire. E poi me lo vado a polimerizzare. Scenditi. Polimerizziamo il giro cuticola, poi lo andiamo naturalmente a pulire. Polimerizziamo il giro cuticola e poi, se riusciamo a fare un bel lavoro pulito, poi dobbiamo limare veramente, veramente pochissimo. No, penso che va bene così anche il mignoletto, la lunghezza. Quando poi ci andiamo a stendere qui sotto, stiamo attenti a non togliere tanto prodotto al quindi stiamo veramente, veramente attente. Penso che la lunghezza sia questa, anche questa, quindi andiamo dentro. E niente, quindi ci andiamo a rifare un altro strato per quanto riguarda l'indice. Quindi lasciamo fuori il numero 6, anche se adesso io ci andrei a mettere il numero 5, adesso vediamo. E andiamo a rimettere all'interno le altre. Allora, io utilizzo. Allora, se mi chiedete adesso queste dual, io le ho acquistate su Amazon e non vi so dire assolutamente che non c'è nessuna etichetta. Praticamente c'era una pellicola esterna con l'etichetta sopra, io poi le ho buttate e quindi l'ho buttata questa pellicola, quindi adesso io non vi so dire più niente. Casomai andiamo a limare e poi decido se magari voglio riboccare un pochettino con, non lo so nemmeno io, magari anche a mano, o rifare un piccolo strato. Vediamo se ci rimettiamo la 5 o la 6. Sì, dai, adesso ci mettiamo un attimino la 6 e rifacciamo un attimino uno stratino. Quindi mi sposto un attimino tutte le cosine per non impolverare tutto. Mi vado un attimino a pulire. Ci sono in camera. Il giro cuticola, anche se adesso non lo toccherò più di tanto. Andiamo a bafferizzare un pochino e ci facciamo il secondo passaggio. Ecco qua, e ci facciamo il secondo passaggio. Sì, perché secondo me questo non mi sarebbe, non avrebbe retto per come avrebbero retto tutte le altre. Quindi, ok, lo spazzoliamo con un po' di cleaner, ritorniamo. E decidiamo quindi se ci mettiamo adesso la 6 di nuovo. No, ci mettiamo la 5. Infatti, io prima avevo detto 5. Questa è la 8. Dove l'ho messa la 5? Eccola qua. Ecco qui la 5. Sì, mettiamo la 5. Mettiamo un po' di prodottino di nuovo. E ce la andiamo a stendere. Anche questo è veramente poco. Per quest'indice non riesco a dosare il prodottino. Ma giusto un'altra goccetta, se no la spessiamo troppo. A me piacciono tantissimo le unghie slim e se fatte con un giusto, con i giusti parametri, rimangono senza problemi. Allora, io amo Acrigel. Io sono proprio team Acrigel. Lo proprio amo. Allora, vediamo se così schiacciando riusciamo, altrimenti poi ci rimettiamo un altro, anche perché adesso ci teniamo un po' lontane dal giro cuticole. L'andiamo a schiacciare e ci siamo. Sì, ci
Ci teniamo un po' lontanini dal girocuticole. Andiamo a preparare questa. Polimerizziamo il girocuticole. E poi ce ne andiamo a sistemare i lati e sotto se è necessario. Sì, è necessario. Vabbè, dai, l'indice poi. Ok. Ci siamo un po' rinforzati i lati. Ok. Vabbè, poi andiamo in lampada. Quindi adesso ci mettiamo a posto tutte queste cosine, andiamo a ci andiamo a allineare velocemente tutta la struttura, speriamo velocemente. Questo sarebbe lo scopo delle dual. Non lasciate l'acrygel davanti la lampada e niente, poi ci andiamo a mettere il colore. Speriamo di fare un video super velocissimo, non credo, perché poi alla fine ci metto sempre tantissimo, però speriamo. E niente. Non ho messo il timer, quindi rimettiamo giusto un altro 30 secondi e poi andiamo. Allora, adesso mi vado a rimettere anche. Ragazzi, voglio farvi un video della mia postazione, ve lo dico sempre, però non lo faccio mai. Chissà se un giorno ci riuscirò a farvelo. Allora, intanto togliamo la tip e continuiamo. Allora, togliamo anche la lampada, non ci serve più. Sempre che voglio fare un video sulla mia postazione, però lo dico sempre, non lo faccio mai. Vabbè, sono andate a cavolo, scusate la parola, pazienza, via, cerchiamo di avviarci. Ma soprattutto, appena mi sono finita le unghiette, vi girerò il video. Chissà se riuscirò a girarvi anche il video della postazione, non lo so. Intanto vi girerò il video di un pacco Borpritti che mi è arrivato, quindi mi raccomando, attivate la campanellina perché ci sarà un altro video. Allora, adesso vi passo un attimino davanti, scusate, perché vado a mettere il mio aspiratore. Di solito io lo tengo sempre qui sul tavolo, però adesso per essere più comode l'avevo tolto. E quindi niente, cominciamo la nostra rimatura. Sono bellissime, ragazze. Allora, che faccio io? Praticamente con questa punta, questa sarebbe una mini raptor appunto con una fascia rossa, vado a definirmi il girocuticole. In realtà è consumata e infatti non mi fa assolutamente male al girocuticole. E quindi niente, vado a rifinirmi questo girocuticolo. Vedete perché poi non ho fatto una dry manicure molto aggressiva? Perché ci ritorneremo adesso. Sono in camera, sì. Ritorneremo adesso e taglieremo tutto quello che non si è tolto. Adesso l'indice l'abbiamo veramente allungato tantissimo, però adesso lo andiamo ad accorciare. No, stavo facendo anche il pollice e dopo, se necessario, vado appunto a fare quest'altro lavoro che però andrò a fare in un secondo momento. Ok, allora cominciamo a lavorare con la lima. Allora, come lunghezza, sì, ci siamo, però sono un po' troppo lunghe naturalmente. Oddio, io lascerei anche così lunghe, però adesso devo. Allora, andiamo a.
a limare, diciamo, come se stessimo limando una struttura. L'unica cosa che non dobbiamo limare è la struttura sopra, perché è già fatta. Io odio limarmi il mignolo, non so voi. Arriviamo alla lunghezza che voglio e poi in realtà io me la stavo misurando e la lunghezza delle mie unghiette era 2 qualcosa. No, non è possibile. Ah, quasi 3 praticamente. Quindi ci siamo quasi. Dopodiché io, aspettate, adesso devo usare un po'. No, mi dà fastidio. Scusate, vi faccio venire un po' il mal di mare. Ecco qui. No, se no mi dava troppo fastidio. Oh, ecco qui. Dopodiché io mi vado a sistemare l'unghietta in questo modo. Dai, più o meno ci siamo. La parte della limatura su me stessa è la cosa che odio più di tutti, perché è veramente veramente difficile. Allora, mi vado a batterizzare un po' tutta l'unghietta con questi buffer che ho acquistato su Shein, e hanno due, una parte più abrasiva e una meno, e con la parte più abrasiva vai top, mi piace tantissimo, quindi li acquisterò sempre. Ecco qui, quindi qui ci siamo. Poi andiamo a vedere se c'è da appunto limare sotto, e naturalmente c'è da rifinire. Quindi prendiamo la nostra lima di prima e ci andiamo ad assottigliare un po' la struttura. Vedete che, vedete? E come mi ha fatto comodo avere la avere quel margine libero che avevo lasciato. Ok, diciamo che questa può andare. Ok, andiamo avanti e guardate come con un attimo andiamo a completare la nostra struttura. Andiamo a misurarci la nostra unghietta, lunghissima. Sì, dai, lunghissima. Dai, però, perché le accorciate quelle dell'altra mano? Mannaggia. No, io le voglio più lunghe, non me le accorcio troppo. Almeno un 3, dai. Niente, pazienza. Qui mi sono mangiata un po' il laterale, non fa niente. Che dite? Le lascio un po' più lunghe? Giusto un po'? Sì, dai. Chi se ne frega, dai. Andiamo a rifinirci anche il sotto di quest'altro. Tanto le altre. In realtà non è che mi sono mandata il laterale, ma non ho pulito bene qui. Però un po' il laterale me lo sono mangiato. Pazienza. Nel caso poi si dovesse rovinare, me la vado a rifare. E vorrei provare, magari anche insieme a voi, questo metodo che fanno vedere un pochettino su TikTok, di allungare con la dual form,
con la nail form, e poi per lasciare sotto, diciamo, il lavoro pulito, e poi andare con le dual. Beh, io la ritengo una grande stupidaggine, perché però vorrei provarla almeno magari su me stessa. Perché una volta che unghie come le mie, dove ho in alcune unghie l'iponicchio sporgente, quindi fare ci vuole un po', insomma, non un po', però insomma mi devo dedicare a ritagliare la nail form, e poi devo anche applicare la dual. Mi sembra un grandissimo lavoro sprecato, ma comunque ci voglio provare, perché tanto il lavoro pulito sotto viene lo stesso, come vedete, quindi non mi convince. Questa, c'è qualcosa che non va. Ok, anche quest'altra è fatta. Togliamo questo sporco. Andiamo con quest'altra. Via. Stare attenta, altrimenti l'accorcio troppo. Questa poi alla fine quanto l'ho fatta? Quasi 3. E quindi ci siamo. Andiamo a rifinire. Io ho l'aspiratore acceso, però praticamente non sto lavorando sull'aspiratore, quindi la polvere non la sto per niente mandando sull'aspirapolvere, quindi vai. Ok. Comunque questo colore del Cover Natural di Passionunghie è fantastico. Spero di riuscire a fare che il video non mi si stoppi, perché il telefono dopo un po' stoppa il video. Vediamo il sotto qua fantastico, già siamo a posto, si può dire. Ci siamo anche con il medio, facciamo l'indice, e adesso sarà quello un po' più difficile, per il semplice fatto che allora teoricamente la mano deve rimanere ferma e muovere la lima, ma io su me stessa non riesco mai. Ci siamo anche con poi io mentre mi faccio le unghie poi mi guardo sempre anche le altre. Ci siamo anche con questa. Ok, ci fermiamo qui anche con questa. Chissà che ore si sono fatte nel frattempo. Ok, e andiamo con quest'altra. Allora, quest'altra un po' lunghettina sicuramente,